Allora, dopo l'inquadramento più generale che ha fatto Simone Agrestini, a me il compito invece di raccontarvi alcune esperienze, ma questo per facilitare anche, come dire, la vostra immaginazione nel immaginare di coinvolgere persone con disabilità nelle vostre imprese. In particolare, noi presenteremo due esperienze che riguardano prevalentemente persone con disabilità di tipo intellettivo relazionale, non persone con altro, non con persone con disabilità fisica o sensoriale, ma questo perché di fatto è forse un po' come dire, il limite che si sta cercando di superare, no? In quanto la disabilità intellettiva non è da molti anni che si è affacciata anche come richiesta e come volontà di una qualità di vita maggiore che preveda anche possibilità e sbocchi di tipo lavorativo. La prima esperienza che vogliamo raccontarvi è un'esperienza che stiamo vivendo direttamente come cooperativa sociale. Noi operiamo in Valle d'Aosta e siamo una cooperativa di tipo A che quindi fa servizi di tipo educativo e legati al turismo. Qualche anno fa, nel 2016, abbiamo quasi per scherzo iniziato una progettazione che vedeva il coinvolgimento di persone con disabilità intellettiva, di un'associazione di familiari e il nostro supporto. Il tutto era per riuscire a lavorare su delle autonomie, come dire, domestiche e di tipo autonomie proprio pratiche quotidiane, e abbiamo utilizzato un alloggio che l'associazione di familiari aveva preso in affitto per riuscire proprio a fare dei periodi di sperimentazione anche fuori dal contesto familiare. Quindi noi abbiamo iniziato una volta a settimana a cucinare insieme, a rassettare la cucina, a condividere poi la cena e questo è andato avanti per circa un anno. Dopodiché, quasi casualmente, abbiamo incontrato il referente dell'Associazione dei Cuochi della Valle d'Aosta e gli abbiamo chiesto la possibilità di supportarci attraverso delle specifiche lezioni, insomma, di cucina vera e propria, un laboratorio vero e proprio. E da lì c'è stata la trasformazione del progetto che è avvenuta quasi naturalmente e quindi abbiamo iniziato a collaborare andando anche nelle strutture, nei ristoranti e abbiamo iniziato a creare una rete di collaborazioni significativa. L'ulteriore trasformazione, oltre agli eventi nei locali, nei ristoranti degli associati all'Unione dei Cuochi, c'è stata l'avvio di catering. Praticamente noi ad oggi collaboriamo con due o tre catering che sono presenti sul territorio valdostano. I nostri punti di forza sono stati sicuramente le enormi competenze che le persone coinvolte nel progetto sono, nel nostro caso, sette persone di età compresa tra i 25 e i 35 anni, quindi persone adulte, tutte persone che non avevano mai avuto esperienza prima, quindi abbiamo iniziato a imparare insieme e quello è stato probabilmente, come dire, l'aspetto più importante, la loro capacità di apprendere, di rendersi autonomi, di svolgere con precisione e correttezza tutta una serie di compiti, è stato un aspetto che ha colpito probabilmente anche i professionisti, anche i ristoratori. L'altro aspetto è stata proprio la rete del territorio, al di fuori anche delle realtà più, come dire, sociali, quindi al di fuori dai circuiti soliti nel quale siamo abituati a muoverci, ma noi adesso abbiamo richieste davvero da diversi soggetti. E l'altro aspetto che ci ha fatto ovviamente crescere molto è la solidità delle collaborazioni con i professionisti. Non vogliamo, come dire,
raccontare che sia tutto facile, ma laddove poi si riesce a trovare un equilibrio e dove ognuno poi, come diceva anche prima Simone, individua l'aspetto sul quale può collaborare, può lavorare, può dare la sua parte, ecco allora lì probabilmente si riesce anche ad avere un buon successo e una buona soddisfazione anche da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro. L'altro aspetto che ci ha caratterizzato in questi anni è il fatto di fare continue, come dire, osservazioni rispetto ai progetti delle singole persone, ma anche tenendo conto di uno sguardo di insieme come gruppo, no? Come realtà. Ci sono tantissimi aspetti, ci sono da andare a individuare nel lavoro della ristorazione. Non sto a insegnarvelo, ma ci sono moltissime mansioni, moltissimi ambiti nel quale davvero una persona anche con disabilità intellettiva, medio, grave, può riuscire a svolgere bene il suo compito. E quindi per noi è stato importante riuscire a capire, ci abbiamo messo sicuramente molto tempo, ma è stato, come dire, a un certo punto sono stati definiti dei ruoli, chi più nella parte in cucina, chi più nella parte in sala, chi era più bravo nelle relazioni, piuttosto che nel fare alcuni magari attività che potrebbero marginali come la lavastoviglie piuttosto che altro. Quindi abbiamo capito le caratteristiche e i talenti di ciascuno dei sette partecipanti e siamo riusciti così a collocare nell'organizzazione generale le persone nei vari ambiti. Questo non vuol dire che la struttura è rigida, ma vuol dire che tendenzialmente ognuno sa qual è la sua posizione all'interno dell'organizzazione e dell'attività che si va a fare. L'altro aspetto che in tutto questo ci ha aiutato non è solo lo sguardo di operatori sociali che possono avere e dare una lettura, ma è stato lo sguardo anche dei professionisti della ristorazione, perché questo continuo scambio tra noi è stato assolutamente positivo, perché a volte sono stati proprio i professionisti a dirci che forse si era pronti per fare un passo successivo, che forse si era pronti per avviare una nuova fase. Quello che sono stati, insomma, in alcune fasi della nostra iniziativa, che ha rappresentato un po' degli aspetti problematici, sono state anche le relazioni, no? Noi lavoriamo nell'ambiente della ristorazione, facciamo catering, siamo in tanti, ci sono anche i dipendenti dell'organizzazione e quindi anche riuscire a relazionarsi bene, ad avere dei comportamenti sociali adeguati è assolutamente importante, riuscire a relazionarsi bene con i clienti. Allora, 2 anni fa, per affrontare questo aspetto abbiamo utilizzato ad esempio il teatro. È stato più facile che fare tante altre cose. Si è giocato appunto mettendosi nei ruoli del cliente piuttosto che del cameriere, piuttosto che di chi sta all'accoglienza. Ed è stato da questo punto di vista utile e strategico un po' per noi, nel senso che davvero con un'attività molto leggera e anche molto divertente ha messo nelle condizioni i partecipanti al nostro progetto di comprendere poi davvero fino in fondo cosa vuol dire essere accolti bene, cosa vuol dire invece fare un cattivo servizio, come ci si muove anche nell'ambito di una sala ed è stato particolarmente importante. Raccontandovi un po' le varie fasi del nostro progetto, che si chiama Il cielo in una pentola, quello che siamo oggi è
dal nostro punto di vista un ottimo risultato, nel senso che noi ci muoviamo sul territorio della regione, ma anche in Piemonte di tanto in tanto, e facciamo una cinquantina di catering all'anno. Tutti molto diversi, sono generalmente privati che ci contattano. Abbiamo fatto alcuni matrimoni piuttosto che feste private, piuttosto che anche collaboriamo con grossi catering che fanno delle convention per aziende. La trasformazione che in questi anni noi abbiamo potuto osservare e abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare e dare il nostro contributo è stata proprio un'evoluzione, per cui se da un lato i partecipanti sono cresciuti, hanno acquisito molte competenze, dall'altra noi abbiamo imparato a, come dire, migliorare la nostra capacità di osservazione e ci siamo anche un po', come dire, ritrovati a gestire un progetto che era nato con altre finalità e dall'altra ci sono i professionisti che, e questo ce lo dicono molto apertamente, che hanno visto e vedono la disabilità in maniera completamente diversa. Nelle fasi iniziali del progetto, qualche anno fa, ricordo tutti i loro timori, le tensioni, sia per l'uso delle attrezzature piuttosto che anche negli aspetti più relazionali. Dopo averli conosciuti, dopo aver condiviso con noi i momenti, i laboratori, la cucina, quello che mi sembra che prevale sia un po' la sorpresa, no? Sia di vedere la voglia, la capacità e anche poi la capacità di creare un clima all'interno del gruppo e della squadra, che è effettivamente molto rilassato e molto positivo. Questo molto probabilmente traspare anche quando facciamo i catering e ci sono alcuni, potrei dire, clienti adesso che ci chiamano ripetutamente negli anni, ma proprio non solo per l'offerta culinaria che si riesce a produrre, ma proprio per l'atmosfera che si riesce a creare. L'altra esperienza di cui vorrei parlare è tutta un'altra cosa, ovviamente, ma per dirvi che questo è un tema di forte interesse. Riuscire a coinvolgere le imprese, riuscire a coinvolgere le persone con disabilità significa davvero fare una piccola rivoluzione, soprattutto per la disabilità di tipo intellettivo e relazionale. E quindi ci sono anche, oltre a tutti gli strumenti di cui vi ha parlato prima Simone, ci sono anche trasversalmente dei progetti finalizzati proprio a sperimentare modalità e supporti sempre più adeguati. Uno di questi progetti che a me sembra particolarmente interessante per diversi punti è il progetto Valuable, che è un progetto europeo che viene finanziato appunto dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti Erasmus e che coinvolge sei paesi dell'Unione, tra cui l'Italia. Quindi magari andate a cercare perché potete trovare anche del materiale molto, molto interessante. Alla base c'è appunto la condivisione di esperienze e il coinvolgimento diretto di imprese. Ad oggi sono circa un centinaio le imprese alberghiere e della ristorazione che si sono rese disponibili, che partecipano attivamente al progetto. Rese disponibili a fare che cosa? A ospitare tirocini e stage in azienda e a fare una politica aziendale anche non discriminatoria, e a promuovere quella che è l'inclusione anche e la sensibilizzazione dei propri dipendenti. Il progetto Valuable ha poi messo a punto tutta una serie di moduli formativi, sia per i datori di lavoro, sia per le persone con disabilità, e ha individuato anche degli strumenti. Ad esempio, tra gli strumenti che a me sono sembrati interessanti, c'è un'applicazione che può aiutare la persona con disabilità a fare il suo lavoro. Non so, immaginiamo la camera dell'albergo da pulire
comprendendo un po' quali possono essere i punti più deboli, attraverso l'app si può andare a stimolare o a ricordare quali sono le fasi per fare correttamente il lavoro. Un altro aspetto significativo di questo progetto è il fatto di avere in giro per l'Europa imprenditori che si sono resi disponibili e quindi che garantiscono anche una mobilità, quindi la possibilità per persone, per ragazzi italiani magari di fare un tirocinio in Spagna e viceversa. Questo aspetto non è banale, nel senso che vuol dire anche dare l'opportunità di accrescere tantissimo non solo le competenze ma anche la propria autonomia, vuol dire riuscire a lavorare trasversalmente, ovviamente non è compito dell'albergatore o del ristoratore, ma è compito di chi sostiene tutto il progetto anche di vita e di crescita di quella persona e quindi vuol dire davvero riuscire a dare un contributo non indifferente a quello che è poi l'obiettivo che a quel punto diventa comune, non è più di appartenenza rispetto all'organizzazione, ma è di riuscire a costruire una società che sia maggiormente inclusiva per tutti. In sintesi, quello che si può andare a fare insieme è innanzitutto iniziare a pensare che l'inserimento lavorativo di persone con disabilità è una scelta che va al di là dell'obbligo e quindi è una scelta che può essere fatta da ciascuno per la propria impresa. È una scelta che richiede ovviamente una serie di opportunità anche di avere dei supporti, delle consulenze, piuttosto che qualcuno che favorisca quello che Simone prima definiva anche gli accomodamenti ragionevoli, lo studio di facilitazioni, laddove ce n'è bisogno, perché non sempre. L'altra possibilità che può vedervi coinvolti è il fatto anche di rendersi disponibili a far sperimentare. Non è detto che uno debba immaginarsi come un'azienda che alla prima esperienza vada ad assumere, ma già il fatto di dare magari l'opportunità di provare dei tirocini, delle borse lavoro e in un contesto reale quali sono le vostre imprese sarebbe quanto mai, è quanto mai importante. E poi, al di là del piano lavorativo, c'è il piano personale. Il fatto di accogliere nella propria attività una persona con disabilità vuol dire aprirsi assolutamente ad un confronto, a comprendere quali possono essere la vita di altre persone, di immedesimarsi di più e quindi di avere maggior consapevolezza come cittadini. Vuol dire magari avere anche l'occasione di immaginare la nostra azienda e di riorganizzarla anche in funzione di fare uno spazio ad accogliere una persona con disabilità all'interno del nostro staff. E poi è chiaro che è importante in generale riuscire a trovare spazi di mediazione, di accordo, di esplicitazione anche di esigenze o di necessità. Un aspetto che su questo probabilmente è a prescindere poi dalla disabilità o meno, ma riuscire a trovare spazi di racconto di esperienze piuttosto che di riuscire davvero a lavorare in rete, i risultati da questo punto di vista e soprattutto laddove ci sono situazioni magari di maggior complessità, riuscire a lavorare in rete in un territorio vuol dire riuscire a dare delle risposte molto più, qualificate e qualificanti, ma allo stesso tempo, di fare in modo che nel tempo quella possibilità e quella attività possa andare avanti.